nessuno lo conosce, la gente continua a usare Windows perché non sa nemmeno che c'è un'alternativa, oppure pensa che Linux sia un sistema difficile da usare e che nessuno le racconta queste cose. Sei questo in effetti è vero, non è che i giornali di televisione hanno molto spazio, quando frio questo software e quindi la gente non sa niente. Sai cosa potrei fare? Potrei prendere il network col Ubuntu e farlo vedere alla gente dicendo che mi voglio far provare il mio sotto. E poi gli chiedo cosa ne pensano, se sembra meglio o peggio. Alla fine gli dico che quello che hanno visto è Ubuntu e vedo che faccio fare. Secondo me ti picchiano. Nah, gli italiani sono gente incivile solo al ristorante. Molti servizi su internet, ad esempio se voi volete cambiare l'impostazione desktop, volete cambiare lo sfondo, no? Qui ci sono tanti sfondi che sono già forniti, no, con il sistema, ma potete scaricarne altri andando, non trovo più il puntatore del mouse, eccolo qua, andando su ottieni nuovi sfondi. Questo qui si collega a un servizio internet e vi dà tutta una serie di sfondi che mi sono collegato a internet, spero di sì. Sì, se non faccio una figuraccia. Beh, comunque, ok. Non sono collegato a internet, mi sono dimenticato di connettermi. Okay. E questo qui va solamente su un sito, ci sono migliaia e migliaia di sfondi come questi. E lo stesso vale per tante cose, ci sono i vari widget anche, si possono scaricare automaticamente da internet, ce ne sono tanti, ci sono dei giochini, c'è uno con una palla che rimbalza. Le applicazioni, i programmi, li potete installare da gestione software. Cosa significa? Ovviamente i programmi che sono a pagamento li dovete comprare con una licenza, ma se sono programmi gratuiti sono già qui, li potete cercare in questo modo. Ad esempio, se voi volete, che ne so, VLC, no? Con l'iPhone che è la categoria gratuita e la categoria pagamento. Esatto. Allora, voi cercate VLC, no? Sei il player audio, sì. Il player video. Cercate qui VLC, lui vi dice eccolo qua. Cliccate qui, c'è cioè installa, lui lo scarica da internet e ve lo installa automaticamente senza tanti casini, no? Vi piace questo sistema? Sì. Vi sembra migliore delle edizioni di Windows che conoscevate, no? Sì, assolutamente. Riuscite a dare un voto da 1 a 10? È un po' difficile, però. Così a occhio penso 8. 8? Acconsenti, 8. Ok. Adesso, questa è la mia domanda preferita. Come reagireste se vi dicessi che questo non è il futuro Windows 8, ma questo qui è Ubuntu Linux? È l'attuale versione di Ubuntu Linux.
Rimango sorpresa perché comunque non l'ho mai visto, quindi. Non l'hai mai visto comunque. E io persone così sto cercando, gente che non l'ha mai visto comunque. Ma questo mi piace. Questo qui non è Windows, questo qui è Ubuntu. Hai visto la preview, no? La prima domanda è: ti sembra meglio delle versioni di Windows che conoscevi? Beh sì, sicuramente molto più facilitato e anche, non so, più simile forse anche a un Mac, che è sempre il termine di paragone probabilmente. Ok, riesci a dargli un voto da 1 a 10? Un bell'8 direi che ci sta. L'8, ok. Come reagiresti adesso se io ti dicessi che questo non è Windows 8, ma è in realtà Ubuntu Linux? È l'attuale versione di Ubuntu Linux, che forse non conoscevi. Sì, è vero. Ah, ecco perché era diversa dalla versione in prova che avevo io. E riesci a dare un voto da 1 a 10? Sì, il voto sarebbe 9. Il voto sarebbe 9, ok. E ti è piaciuto di più della precedente versione di Windows? Quello sicuramente, quello sì. Sicuramente. E quindi se adesso io ti dico che questo non è Windows ma è Ubuntu... Non la prendo male, però è un'interessante novità. Non conoscevi Ubuntu, insomma? Non direttamente. Perfetto, grazie. Ti sembra migliore delle precedenti versioni di Windows? No, diciamo che io comunque preferisco per ora 7 fino a quando non lo provo. Ok. Stessa cosa, finché non provo non posso dire. Non ti fido. Ok. Riesci comunque a dare un voto da 1 a 10 quanto quello che hai visto, insomma, le nuove caratteristiche? Oh, così a vista diciamo 7-8 dai. 7-8. Per me sì, 7. Come reagiresti adesso se dicessi che questo non è Windows 8, ma è Ubuntu? Ubuntu, lo so. Il problema è che lavoro col PC, quindi ho visto che non era Windows. Ah, ok, bene. Mi ha fregato. Tu invece? Sì, no, all'inizio no, onestamente non me l'aspettavo. Non te lo aspettavo? No, anche perché comunque non vedevo molto, però... No, non me l'aspettavo. Non te lo aspettavo. Ok. Mi sembra comunque un buon sistema. Avete usato Ubuntu voi? No, Ubuntu, ma comunque trovo che tutta la serie. Tutta la serie di Ubuntu è buona. La migliore. Ti sembra meglio di Windows. Ok, ottimo, grazie. Ti è piaciuto di più o di meno delle versioni di Windows che conosci? Mi è piaciuto di più, è molto più semplificato. È molto anche più semplice da utilizzare, a mio parere, insomma, da quello che ho visto. Ottimo. Lascio vedere questo. Riesci a dargli un voto da 1 a 10? Da quel poco che ho visto, da quello che ho visto, 8 o 9. Adesso come reagiresti se ti dicessi che questo non è Windows 8, ma in realtà Ubuntu Linux? È una bella... Sì, no, è una bella... È una bella novità, in genere, sì. Ti piace quindi questo sistema? Sì, sì, da quello che ho visto sì, veramente. Oh. Ti è piaciuto di più delle precedenti versioni di Windows che conosci? Sì, mi sembra che sia migliorato. Ti sembra che sia migliorato. Riesci a dargli un voto da 1 a 10? Poca esperienza, ci do un 9. No, ok. Ecco, adesso una domanda più interessante. Come reagiresti se ti dicessi che questo non è il futuro Windows 8, ma in realtà Ubuntu Linux? Cos'è? Sai, Linux è un altro... è un altro sistema operativo, no? Però è così, è lui. Ti sembra buono comunque, anche se non è Windows? Sì, sì, mi sembra una cosa in più. Mi sembra una cosa in più, perfetto. La prima domanda è: ti è piaciuto di più delle versioni di Windows che conosci o di meno? Ma penso di più perché mi sembra più utile e pratico. Pratico. Riesci a dargli un voto da 1 a 10? Oddio, per quello che ho visto adesso direi 7-8. 7-8, ok, sì, beh certo, dovresti usarlo meglio. Adesso la domanda che io preferisco, e cioè come reagiresti se ti dicessi che questo non è il futuro Windows 8, ma in realtà è Ubuntu Linux? Non reagirei, perché non saprei cosa dire. Ottimo. No, ti spiego. Sì, è più aggiornato, ha un'interfaccia un po' più semplice rispetto alle versioni. Riesci a dare un giudizio da 1 a 10 per questa cosa che hai visto? Beh, un 7 o 8 come... Sì, 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 beh, comunque passino avanti rispetto alle versioni. Come reagiresti se ti dicessi che questo non sarà il futuro Windows 8, ma in realtà è Ubuntu Linux? Ah, beh, allora... diciamo che... è ancora meglio. Ancora meglio. Mi sembra meglio delle precedenti versioni di Windows, di quelle che conoscete? Sì. Riuscite a dargli un voto da 1 a 10? 8.
comunque ti è piaciuto allora? Sì. 8 non puoi dirmi che non ti è piaciuto? Sì, sì. Se ti danno 8 a scuola vuol dire che non ti è piaciuto. Magari. E cioè vi dico che quello che avete visto non è il futuro Windows 8, ma è l'attuale versione di Ubuntu Linux. Non avete mai sentito parlare. Beh, meglio, ma soprattutto per la cosa del pannello di controllo, che ogni volta che ci vado io mi perdo sempre almeno 5 minuti, allora dopo un po' diventa noioso. Poi sì, ho il desktop nuovo, non è che non cambia molto, ecco, il modo in cui si usa. Comunque per quello che ho visto, 7, poi bisogna vedere come va. Come reagiresti se vi dicessi che questo non è il futuro Windows 8, ma è in realtà l'attuale versione di Ubuntu Linux? Direi che potrei scaricarmelo e installarmelo, forse. Bene, naturalmente devo ringraziare James Joyce, senza l'aiuto del quale non avrei potuto portare a termine questo lavoro. James Joyce, vuole dire qualcosa? È sicuro? Non vuole aggiungere niente? Ok, mi pare che è d'accordo. Bene, ricapitoliamo. Ho intervistato 14 persone, una di queste conosceva già Ubuntu, le altre no. Tutti hanno trovato che Ubuntu sia meglio di Windows e gli hanno dato un voto medio di circa 8 decimi. Esperimento riuscito.